Antonello, non dimentichiamo che il Bari a un certo punto disse e sottolineò, evidenziò soprattutto la fretta di Conte nel raggiungere gli obiettivi, fretta che sul mercato, diciamo in certi casi, può essere pagata con un maggior prezzo, valore d'acquisto degli obiettivi da raggiungere. Sì, senz'altro, però Conte ha fatto delle dichiarazioni molto dissensive da questo punto di vista, mettendo le difficoltà del mercato, che avrebbe lasciato aperte quelle due o tre finestre. Mi pare che poi il Bari il 70% del mercato l'abbia fatto prima del ritiro e che comunque il Bari abbia cambiato 14, 15, 16 calciatori. Quindi io concordo con la riflessione che ha fatto l'amico. Per me il divorzio da Conte è stato solo per una questione di idiosincrasia tra persone, ma non perché ci fossero programmi diversi. Certo, Conte è un uomo ambizioso, magari anche abbastanza scomodo in certi momenti, perché è uno che chiede sempre il massimo a se stesso e agli altri, a chi lavora con lui, però non raccontiamo cose che non Ma secondo te conosciamo. Conte può trovare presto panchina? Dove Ma io penso che quello che Conte ha fatto a Bari sia sotto potrebbe andare? Secondo te dov'è che sta una situazione gli occhi. Ma io dove... penso che se l'Atalanta dovesse decidere di togliere la fiducia a Gregucci, penso che l'Atalanta abbia già dimostrato di credere in Conte. Poi ora dipende anche un po' dai risultati, cioè, si parla del Catania, però non so ora quale potrebbe essere. Certo che Conte deve stare molto attento a scegliere la pista giusta, Certo. c'è anche per esempio il Bologna. Dicevo, Conte ha fatto, credo, molto bene in questo anno e mezzo, quindi io penso che agli addetti ai lavori non sia sfuggito questo, e lui è nel gruppo di quei 4-5 allenatori che, secondo Pronti me, ad pronti a subentrare in intervenire. corsa. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, ciao Antonello, Salvatore. Ciao, Ciao Salvatore Salvatore. Guastella. Ciao, Salvatore. Intervenivo, concordo con Antonello, proprio il Bari probabilmente potrebbe dare una mano a trovare squadra a Conte. Se battiamo l'Atalanta, credo che qualcuno ci pensi attentamente. Infatti. Poi per quanto riguarda l'amico che hai chiamato prima, che ha già bocciato Salvatore Masiello, giudicare e beh, come dire, dare un giudizio definitivo su un giocatore in una partita credo che sia opera solo di qualche mago che possa avere la sfera di cristallo, insomma. Ma fra parentesi, Salvatore, non so se tu sei d'accordo con me, fino all'episodio incriminato, in cui c'è anche, credo, una E buona c'è anche un dose, mezzo fallo comunque, una anche più di mezzo gamba fallo. tesa, sì. Ma dico, fino all'episodio incriminato, nel quale c'è anche una forte componente, secondo me, di sfortuna, perché se tu calci quella palla 100 volte sullo stinco di Budan, può darsi che la palla schizzi via. Io penso che fino a quel momento Masiello abbia fatto una discreta partita, non Sì, so anch'io se. concordo. Come prima prova da terzino in Serie A, dopo tanto tempo di stop In attività, forzato, sì. credo che sia stata una partita decorosissima in quella posizione, su quel Salvatore, terreno e approfitto con della tua quella squadra. presenza e del tuo passato da difensore. Si sta parlando molto in questo momento dei difensori del Bari, no? Cioè di Andrea Masiello, di Bonucci e soprattutto di Ranocchia. Ti chiedo proprio brevemente un profilo di questi tre, il valore secondo te dei tre presi uno alla volta. Ieri abbiamo avuto operato Andrea Masiello, ospite dei nostri studi. Comincia proprio da Andrea Masiello. Andrea Masiello si sta specializzando in un ruolo che non era suo, che è quello del terzino di fascia. Porta con sé un buon bagaglio di esperienza da centrale, adesso si sta, ripeto, specializzando in quel ruolo e credo che stia facendo oltremodo bene. È Bonucci? una soluzione anche, come dire, in caso di emergenze gravi, sappiamo che può Può fare il rivestire centrale. anche il ruolo di centrale, che non è male Bonucci questa soluzione. invece? Per quanto riguarda i due centrali, secondo me, sono due giovani di un futuro, secondo me, affidabile e in crescita, sia Bonucci sia Ranocchia. Ranocchia, secondo me, ha margini di crescita incredibili, e lo stiamo vedendo partita dopo partita, si ha la sicurezza quasi di un veterano, qualche volta fa venire i brividi perché cede, ma mi sembra oltremodo sicuro, quindi è inutile stare a tarpare le ali a uno che secondo me potrà fare più che bene. Per quanto riguarda la fascia sinistra, io dico che in questo momento, come ha detto Antonello, questa è la rosa e credo che tutte e due siano sufficientemente abili e arruolati per coprire questo ruolo. È chiaro che se viene uno specialista di levatura maggiore, di entrambi, che ben venga, però adesso bocciare Salvatore Masiello a priori e bene ha fatto Antonello a difenderlo, ma non perché per qualche motivo, perché ha fatto bene, ha fatto per me una partita decente. Se quell'ultimo episodio la butta in calcio d'angolo, per esempio, è finita la partita, probabilmente. È stato sfortunato che quel terreno con quella Certo. palla schizza dall'altra parte, capace che è finita la partita e nessuno stava a parlare di Salvatore No, Masiello. ma poi per esempio molto dipende da come finisce l'azione. Io prima ho rivisto la bellissima serpentina di Miccoli, no?
che è terminata con quel tiro di sinistro di pochissimo fuori. Beh, in quell'occasione io ho rivisto ora le immagini, insomma, due o tre difensori hanno un po' ballato. Quindi poi, come si vede, la palla va fuori e non ne parla più nessuno. Purtroppo lì è venuto fuori il gol e tutti quanti a dare la croce addosso Infatti, a quindi Massimo. questo la mia telefonata era, alla fine dico anche il motivo, oltretutto, oltre il piacere di sentirvi, è che invito tutti a non essere così drastici, assolutisti nel giudicare nel giudizio il calciatore, con una certo. partita. Insomma, le diamo il tempo a far modo che, insomma, qualcuno giochi qualche minuto in più. Ecco, tutto qui, tutto qui. Grazie, grazie a Salvatore Guastella, attualmente opinionista di Teleregione. Dobbiamo fermarci per qualche istante. Poi torniamo insieme col Biancherosso TV Sport, ripetiamo, stiamo cercando di contattare Alessio Mora, speriamo di riuscirvi prima della fine della trasmissione. Fra poco.